oggi andremo a sfatare tutti i nuovi miti di Minecraft 1.21, a partire dall'armatura del cane fino all'armadillo e i segreti delle nuove strutture del Breeze. Lasciami un piace per questo nuovo video e se sei nuovo iscriviti al mio canale e attiva la campanellina per tutte le notifiche. Mito numero 1. Questo è l'armadillo. Solitamente in natura un armadillo in acqua dovrebbe annegare. Scopriamo se però è così anche su Minecraft, quindi facciamo un piccolo ponticello, piazziamolo qua sopra e tecnicamente spingendolo in acqua possiamo scoprire se annega. Sta annegando! No! È risalito! Il primo mito è falso. Mito numero 2. Se diamo il nome Toast al coniglio, cambia colore. Se diamo il nome Jeb alla pecora, diventa arcobaleno. Tecnicamente l'armadillo ha il suo nome per cambiare texture. E il suo nome dovrebbe essere Armando. Ok, non ha funzionato. Anche questo è un falso mito di Minecraft 1.21. Dannazione, mi sa che saranno tutti quanti falsi. Mito numero 3. Tecnicamente in Minecraft dovrebbe esistere un nuovo comando che si chiama Tick Freeze, che dovrebbe bloccare i mob in aria e dovrebbe bloccare tutto quanto il gioco. Infatti se noi adesso rompiamo qua, il mob rimane completamente con il danno che gli abbiamo appena dato, ma rimane anche sospeso. Questo vuol dire che possiamo bloccare i nostri amici mentre giochiamo? Sarebbe veramente una gran trappola. Di conseguenza esiste anche il comando per sbloccare tutto quanto. Mito confermato. Mito numero 4. Eccoci nelle trial chamber, dove spawna lui il Breeze. E ci sono un po' di segreti attorno a questo mob. Il Breeze prende danno da caduta? Scopriamolo assieme. Vediamo se prende danno da caduta. Non prende danno da caduta. Mito sfatato. Mito numero 5. Questo è un Blaze e questo è un Breeze. Ed essendo molto simili tra di loro, potrebbero avere anche la stessa velocità di caduta. Proviamo, perché la leggenda dice che il Blaze è più lento rispetto al Breeze. Vediamo, vediamo. Mi sembra un bel po' più lento rispetto alla velocità di caduta del Breeze, che sembra la velocità di caduta di un blocco o di un oggetto semplice di Minecraft. Quindi mito confermato. Mito numero 6. Ecco l'armatura del cane. Un mito ci racconta che tecnicamente una volta inserita l'armatura al cane non si può più togliere. Ok, ora l'abbiamo inserita. Vediamo perché. Mi sa che è vero, ragazzi. Non si può togliere. Togliamoci dalla creativa, ci mettiamo in modalità sopravvivenza. Proviamo a premere. Ok, da normali non si può togliere assolutamente. Da shiftati nemmeno. Quindi una volta inserita l'armatura al cane, questa non si può più togliere. Mito numero 7. L'armatura del cane non si può colorare nemmeno se indossata dal cane stesso. Infatti anche se sto premendo con tutto quanto il mio colorante, questo non cambia se non per il collare del cane stesso. Come vedete è appena diventato arancione. Ma sopra la crafting table l'armatura può cambiare colore, come per esempio la chest plate di pelle, che si può cambiare quanto si vogliamo. Per esempio possiamo fare le varie sfumature. In questo modo abbiamo aggiunto il colorante arancione, rosso, giallo e verde. Ma proviamo a vedere se possiamo farla con quella del lupo. Non si può. In nessun modo l'armatura del cane non si può colorare per ora. Dannazione. Questo qui, ragazzi, mi sa proprio che è un mito sfatato. Mito numero 8. Queste sono due armature di due mob, ma hanno qualcosa di diverso, perché un mito racconta che entrambe guardano dal lato opposto quando vengono piazzate nell'inventario. E infatti è così. Oh mio Dio, questa è una cosa fastidiosissima, perché tutte le armature del cavallo guardano verso destra e invece quella del lupo guarda verso sinistra. A quanti di voi dà fastidio? A me sicuramente. Mito confermato. Mito numero 9. Ho costruito una gabbia per il Warden, perché questo mito ci dice che tecnicamente non dovrebbe sentire i passi del Breeze, essendo che lui vola. Ora scopriamolo. Warden, attiviamolo e vediamo se sente il rumore del Breeze. Sta cercando di odorare il mob. Il Breeze è ancora fermo. Mi sa che l'ha visto. Mi sa che l'ha visto, ragazzi. È un po' arrabbiato. Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. È proprio arrabbiato con il Breeze. L'ha shottato direttamente. Mito non confermato. Mito numero 10. Questo potrebbe essere assurdo, perché tecnicamente questo mito ci dice che l'armadillo si riproduce mangiando gli occhi del ragno. Oh, hanno fatto i cuoricini. Attenzione, voglio vedere un mini armadillo. Vi prego, voglio vederlo. Dov'è? Che piccolo! Questo è vero! Che figata! Sarà bellissimo fare le farm di armadillo con gli occhi di ragno. Mito confermato. Mito numero 11. Tecnicamente l'armadillo dovrebbe sopportare tramite la propria armatura la lava. Certo, non dovrebbe essere invincibile, però scopriamo se si può salvare se cade direttamente nella lava. Se è chiuso a guscio, non ce la fa, purtroppo. Riproviamo un attimo. No, se lo spawno dentro mi sa che proprio muore direttamente. Però proviamo a lanciarlo ancora. Sembra che se cade nel blocco laterale potrebbe potenzialmente salvarsi. Proviamo a farlo cadere direttamente quando è un guscio. No, non ce la fa. Peccato. Mi sa che non hanno studiato molto bene la resistenza di un armadillo. Certo,
Nella vita reale, se cadesse nella lava potrebbe morire. Però dai, un po' di resistenza. Mito numero 12. Essendo una TNT attivabile con la redstone, non solo, anche altri oggetti sono attivabili con la redstone, come le pressure plate, come anche le trapdoor. Tecnicamente vediamo e scopriamo se il fiato e il colpo del vento del breeze, che dovrebbe essere il loro attacco, potrebbero attivare la TNT. Noi ne piazziamo un po' in giro in questo modo, poi ci mettiamo in survival e scappiamo. Vediamo se questa cosa qua è vera. Colpiranno la TNT e l'attiveranno? Aia! No, no, mi sa che non funziona. Mi sa che questo mito qua non è confermato. Vediamo. No, non attivano la TNT con il loro colpo di vento. Però scusatemi, se io piazzo un pulsante sopra alla TNT stessa e facciamo sì che loro ci colpiscano tramite il vento, loro possono attirare e attivare la TNT tramite il pulsante e far esplodere tutto quanto. Aiuto! No, devo scappare, devo scappare. Meno male che le altre non sono attivate. Proviamo a prendere questa carica di vento e proviamo noi a questo punto ad attivarle. E mi sa proprio che non funziona. Peccato. Mito confermato a metà. Facciamo così. Mito numero 13. L'armadillo è un mob che ha sempre molta paura delle persone su Minecraft. E infatti il mito dice che se corriamo attorno all'armadillo lui si chiude a guscio. Quindi scopriamo, e infatti è così. Ma tecnicamente se noi ci allontaniamo lui dovrebbe tornare e uscire fuori e zampettare in giro. Ma il mito dice anche che se rimaniamo shiftati attorno a lui non si dovrebbe chiudere a guscio. E infatti è così. Proviamo a vedere se saltelliamo attorno. Non succede assolutamente nulla. Appena ci teniamo dallo shift e iniziamo a correre, lui si chiude a guscio. Dai, che figata! Mito confermato. Possiamo cavalcarti? No, non si può. Mito numero 14. Un altro segreto dell'armadillo è quello che se lo spazzoliamo dovremo ottenere e distruggere tramite il pennello le sue squame. L'unico problema, essendo le squame dell'armadillo molto dure, il pennello ha una durata pessima. Infatti solamente 4 squame per pennello. In realtà è pochissimo, ragazzi, però ci sta, perché l'armadillo è un mob molto duro, ha una pelle molto dura, ma funziona anche quando è chiuso a guscio. Scopriamolo. Funziona anche quando è chiuso a guscio. Mito confermato. Mito numero 15. Questa leggenda ci dice che i breeze tecnicamente non dovrebbero colpire i mob ostili. Infatti in questo caso il nostro stray non sta subendo nessun danno. Però tecnicamente se noi andiamo a prendere il warden e lo spawnassimo tra centinaia di breeze, una volta che un singolo breeze viene colpito, poi tutti quanti dovrebbero scagliarsi contro di lui. Quindi avremmo 100 breeze contro un warden e potrebbero tecnicamente eliminarlo. Ora vado sempre sul tecnicamente perché non so se questa cosa qua può succedere. Però spawniamo il nostro warden e vediamo cosa succede. Il warden in questo momento ha sentito che i nostri amici breeze sono attorno a lui, e vediamo cosa succede se poi i breeze si sentono minacciati. No, nessuno sta partendo contro il warden. Mi dispiace, ma mi sa che non sono proprio portati per colpire nessun mob ostile. E ragazzi, il warden è confusissimo, perché in realtà sente rumori di breeze ovunque, ma non sa quale colpire. Beh, infatti ora si è arrabbiato e mi sa che tra un po' partirà il raggio supersonico del warden. No, l'ha shottato direttamente tirandogli una testata. Mito sfatato. E se volete un altro video dei miti, lasciate un mi piace, condividete questo video con i vostri amici e scrivetemi nei commenti un mito da provare.